Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. La festa di compleanno di Soleil Sorge, o Sorge che dir si voglia, ha fatto scoppiare un vero e proprio caso mediatico, quello legato ai mancati inviti e soprannominato l'Invitation Gate. Mancava solo quello, vabbè. La 28enne italo-americana, dopo le tante critiche, dopo le tante illazioni apparse in rete, ha deciso finalmente di replicare sui social, non vedevamo l'ora, e lo ha fatto con parole di fuegos. Ma ecco tutti i dettagli sulla vicenda. Prima di proseguire l'invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo anche di seguirmi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale. Ma veniamo a noi. Soleil, l'amica Soleil, è tornata prepotentemente al centro del gossip a seguito, ma cosa avrà combinato? Ha compiuto gli anni, cosa che ognuno di noi fa almeno una volta l'anno, L'ex Gefina, pochi giorni fa, ha compiuto 28 anni, quasi come me, e ha voluto festeggiare il compleanno con gli amici più cari e anche il fidanzato Carletto, questo famoso famigerato Carlo che c'è, non c'è, si vede, non si vede, vabbè. Ma non è di questo che voglio parlarvi. Tra gli invitati al party, tenutosi nella ridente e bellissima Puglia, anche alcuni ex Gefini. Mancavano all'appello però alcuni dei suoi ex compagni di avventura, come per esempio Mr. Alex Belli. Oh, sacrilegio, non ha invitato Alex Belli, vabbè. Neanche Miriana Trevisan, neanche Gianluca Costantino, vabbè. Ebbene, sui social sono apparse molte illazioni circa questi mancati inviti, ed ecco che è scoppiato quello che è stato definito l'Invitation Gate, o per i più italiani il Compleanno Gate, che è poi la stessa cosa. Alex Belli, il primo, ovviamente, commentando la festa di compleanno della sua ex amica artistica, non ha risparmiato ovviamente citazioni velenose, perché starsene zitti questa gente mai, vabbè. L'attore parmense ha voluto chiarire che non è stato invitato perché lui e Soleil sono su due binari completamente diversi. Sì, ok, bravo Platone, vai. In buona sostanza, vero Chiara, tu mi capisci, in buona sostanza non hanno nulla da spartire, sembrano lontani i tempi in cui al GF VIP si parlava di amore libero, amicizia artistica, amicizia alchemica, tutte minchiate praticamente. Dopo la fine del reality tra Belli e Soleil è calato il gelo più assoluto, tanto che pare che l'attore non abbia neppure fatto gli auguri alla sua ex compagna di avventura. Non ci posso credere. Cosa vuole adesso il mio gatto? Sì, dimmi. Lo so, è brutto. Te gli auguri li avresti fatti. Certo. Sì. No, quando compi gli anni te non lo facciamo il compleanno gate. Non so cosa inventarmi, no. No, ti prendo quelle crocchette buone che ti piacciono tanto. Sì. Sto facendo un video. Mi lasci finire il video. Poi dopo so tutto per te. Ciao. Ok. Scusate, il mio gatto ogni tanto deve sempre dire la sua, Adesso lo vorrei portare qua, ma non vuole mostrarsi davanti alle telecamere perché è timido. Vabbè. Comunque, tornando a noi, anche Miriana Trevisan, altra ex Gefina non invitata al party, aveva commentato in modo tagliente la vicenda. L'ex di Nonella Rai sui social aveva dichiarato di non sapere neppure che fosse il compleanno di Soleil. E ve lo faccio con la voce di Miriana: non so neanche che sia il compleanno di Soleil. Non so se parla così, comunque voi immaginatevela. Insomma, scoppiato un gran pandemonio in rete in merito a questi mancati inviti, tant'è vero che poi l'Invitation Gate. Vabbè, la nostra Soleil a questo punto all'inizio è stata zitta, all'inizio ha fatto finta di niente, ma dopo due giorni di silenzio, della quale ha elaborato, metabolizzato, esorcizzato e anche complottato, ha deciso di fare finalmente un po' di chiarezza, e lo ha fatto nel suo solito modo, ovvero pungente. L'ex Gefina non ha risparmiato delle frecciatine verso chi ha fatto illazioni sulla sua festa di compleanno. Va detto che al party, oltre al fidanzato Carlo, erano presenti la mamma di Soleil, beh, ci manca che non chiami tua mamma, la sua amica del cuore, Diamello, e altri amici, tra cui gli ex Gefini, Sofico Degoni, Alessandro Basciano, Amedeo Goria con la figlia Gwenda, il fidanzato della figlia di lei, Mirko Gangitano. Insomma, piace al papà, alla mamma, alla figlia, che meraviglia, vabbè. Insomma, un party riservato ai suoi affetti più cari. Ed è quello che ha voluto puntualizzare la ragazza attraverso alcune Instagram stories. Ecco un riassunto di quello che ha scritto Soleil, e ve lo faccio con la voce e lo stile di Soleil. Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un Invitation Gate. No comment.
Alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti, ma soprattutto fake. D'altronde, c'è chi non vede l'ora di cavalcare la qualunque per poter fare parlare di sé. Ma il mondo è bello perché vario, e a volte anche avariato, purtroppo. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci, e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli, ma ho deciso di fare una festa molto intima, solo quelle 7-8 mila persone, non troppo, perché sai, sennò dopo magari troppo confusi. Vabbè. Soleil comunque praticamente con queste stories non le ha certo mandate a dire a tutti coloro che l'hanno criticata per il fatto di aver festeggiato con pochi intimi, ai quali io dico, ma uno sarà libero di festeggiare il suo compleanno con chi gli pare, chi gli piace? E poi, voglio dire, si sa che nel mondo dello showbiz si conoscono tutti, ma le amicizie vere non è che sono tutti amiconi che vanno a bersi le birrette insieme, no? Quindi, cioè, ma adesso, voglio dire, dovete rompere... Premesso che non sono un grandissimo fan di Soleil, ma dovete rompere i Maroon 5 a Soleil perché invita lui sì e lui no, ma saranno cavolini di Bruxelles suoi, no? Comunque, vabbè, si è detta pure stupita l'amica Soleil del fatto che intorno alla sua festa si è scoperto persino questo famoso che adesso chiamano tutti l'Invitation Gate, Compleanno Gate, chiamatelo il gate dell'aeroporto, quello che volete, vabbè. Ha precisato che alcune delle dichiarazioni lette sulla vicenda le sono sembrate allucinanti, sottolineando come queste dichiarazioni siano del tutto fake, farlocche o, come dico io, minchiate colossali. Ha poi lanciato una bella stoccatona velenosa, dicendo che evidentemente qualcuno vuole approfittare della situation per fare parlare di sé. Beh, dove sta la novità? Poi detta da qualcuno, da una persona, appunto, che proprio il Grande Fratello ne faceva un cotto, uno sporta, proprio per essere sempre... Vabbè, lasciamo perdere, perché sennò dopo mi devo autobannare. Comunque, l'amica Soleil, alla quale ovviamente va tutta la mia simpatia, ha poi concluso ribadendo di avere voluto invitare solo i suoi amici più cari. Sarà libera di farlo, maggiorenne, vaccinata, quindi... Nessuno dovrebbe dir niente, ma ovviamente si sa, no, che nei social tutti parlano, sono praticamente queste eterne risposte a domande che nessuno mai fa. Alcuni di loro non hanno potuto presenziare, perché mica ci sono tutti, alcuni sono impegnati, hanno delle cose da fare, insomma, ma non importa. Importa nada, pasa nada, la festa è pienamente riuscita, punto e a capo. Non c'è nessun invitation gay, gate, mamma mia, non ne azzecco una oggi. Alex Belli, amici miei, se ne dovrà fare una ragione. Lui non era alla cerca degli affetti più cari della nostra Soleil. Mi dispiace, Alex. Comunque, se ti può far piacere, quando compirò gli anni, magari ti invito, se hai voglia, eh. Benissimo, raga. Queste sono le ultime news dal mondo del gossip che, nonostante questa calda e torrida estate, continua ad arrancare molto faticosamente, c'è da dire, perché ultimamente non è che succedono cose molto eclatanti, però qualcosa la troviamo sempre, perché, come si dice sempre, chi cerca trova. Benissimo, cosa ne pensate di tutto questo clamore combinato in merito a una ragazza che semplicemente ha compiuto gli anni? Comunque, 28 anni, mi ricordo anch'io quando compì i 28 anni, no, non mi ricordo, è passato troppo tempo, quindi non mi ricordo. Una beata, va bene, ha ragione Soleil secondo voi quando dice che c'è chi coglie la palla al balzo solo per far parlare di sé, eh? Ha ragione o non ha ragione? Ergo, siete dalla parte di Soleil, siete dalla parte di Alex Belli o siete dalla parte dello zio Nat? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, mi raccomando, commentate come se non ci fossero domani, e per il resto mettete un bel like, registratevi al canale, cliccate la campanella, vi ricordo come sempre di seguirmi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Bedazzi e buon caldo. Muah.